Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore letterario. Oggi parleremo nel primo podcast di una serie di 3 puntate della storia della fantascienza. Una breve e rapida sintesi dei punti più salienti di History of Science Fiction di Adam Roberts. Un aspirante autore, neo autore, autore navigato, semplice appassionato di fantascienza, è imprescindibile conoscere a grandi linee la storia e l'evoluzione del pensiero umano nella dimensione della fantascienza. Il primo esempio di racconto fantastico ben documentato è la letteratura dell'antica Grecia, che è molto ricca di novelle, miti e libri che oggi potremmo definire fantascienza di genere fantasy, nella dimensione di viaggi straordinari ed oppure di abilità non umane donate dagli dei ai loro discendenti. La più nota è l'Iliade dell'Odissea di Omero, scritta tra l'VIII secolo avanti Cristo e il VI secolo avanti Cristo, nonché Giasone e il Velo d'Oro con gli Argonauti. La scienza dell'epoca era la filosofia, questa si mescolò con la religione politeista greca e furono narrate interazioni tra uomini e dei o entità di mezzi uomini e mezzi dei. Viaggio straordinario, scritto da Euridipe, probabilmente edito nel 430 a.C., è una tragedia in cui il protagonista Bellerofonte a cavallo di un destriero alato si scontra con gli dei dell'Olimpo. Poi nella cultura umana si trovano novelle, sogni e testi scritti in latino che si sono conservati sino a noi e possono avere i caratteri di viaggi e di interazioni fantastiche, più o meno nello stesso solco della letteratura greca. Addirittura si narra di viaggi sulla luna nel 100 d.C. scritti da Antonio Diogenes. Per sintetizzare in modo corto e breve, i numerosi contributi storici del passato sino al 476 d.C. non hanno la presenza della tecnologia per ovvi motivi. Gli autori però mescolarono le poche conoscenze scientifiche del tempo che provenivano dalla filosofia del cosmo e furono mescolate appunto questi dati con la religione politeista, quindi gli autori del tempo narrarono di storie immaginifiche con interazioni tra uomini e dei buoni e dei cattivi, nonché di viaggi mitici e fantastici dalla terra verso gli astri per come erano concepiti in quel tempo dalla filosofia. Questi furono senza ombra di dubbio i primi abbozzi di letteratura speculativa e fantastica, dove la tecnologia, dal colore che noi oggi diremmo hard sci-fi, ecco, non esisteva. Cosa esisteva? Esisteva la magia, che svolgeva le stesse funzioni della tecnologia black box della nostra fantascienza lontana, scritta nel mondo di oggi. Quindi agli albori della fantascienza, quando ancora la fantascienza non esisteva, il pensiero magico ibridato nella filosofia, che era per l'epoca la scienza di oggi, ebbe a produrre nell'immaginazione dei primi autori delle narrazioni mitiche che oggi potremmo etichettare nella dimensione del fantasy. La prima vera fantascienza, per come la intendiamo noi oggi, nacque nel XVII secolo, ossia dal 1600 d.C. Tuttavia è lecito chiedersi quali altre opere ci furono tra il 476 d.C. ed il 1599 d.C. Poche, molto molto poche. Si ricorda le due opere più importanti, la Divina Commedia di Dante nel 1200 circa, un viaggio immaginario nel mondo dei morti che è appunto narrato da Dante in modo razionale, ma è ligio ai dettami generici di Chiesa Cattolica. Non esiste tecnologia, non esiste la magia, la grazia di Dio permette a Virgilio di svolgere il suo viaggio.
Orlando Furioso di Ludovico Ariosto nel 1520 è un viaggio immaginario, persino dalla Terra alla Luna alla ricerca del senno perduto da un cavaliere. Un cavallo alato funge da veicolo per raggiungere la Luna, ma l'opera dell'Ariosto non pose mai in discussione i dettami di Chiesa Cattolica, che ebbe ad accettare la visione terracentrica. Le due opere narrano di un viaggio fantastico, sono certamente La Divina Commedia e l'Orlando Furioso dell'Ariosto, le due opere più importanti di questo vastissimo arco di tempo, dal 476 d.C. al 1599 d.C. Nel Medioevo, in particolar modo nell'Alto Medioevo, il problema più importante per le persone era sopravvivere a guerre, a carestie, a malattie ed invasioni e mangiare. Ecco, non si deve dimenticare infatti che tutta la popolazione era analfabeta e dominava uno strisciante pensiero magico. Le cose iniziarono a migliorare un poco nei borghi solo con il Rinascimento e la nascita delle botteghe, ossia dal 1400 d.C. La stampa a caratteri mobili non ebbe ad esistere sino al 1448 d.C., per cui prima del 1448 d.C., ecco, non era possibile pubblicare niente, essendo i libri dei beni costosissimi, rarissimi, che peraltro nessuno sapeva leggere. Gli unici a saper leggere, scrivere e far di conto erano gli uomini di scienza nelle poche università che con il tempo ebbero a formarsi. Oltre al clero che sapeva leggere e scrivere, era ovvio che le narrazioni fantastiche che un tempo prolificavano tra gli intellettuali prima del 476 d.C., ecco, dopo il 476 d.C., non furono più tollerate da Chiesa Cattolica, in quanto le narrazioni fantastiche erano sempre intese come possibili manifestazioni demoniache. E gli autori, se non stavano bene attenti a quello che dicevano o che scrivevano, rischiavano di finire ammazzati. Sant'Uffizio nacque nel 1542, l'Inquisizione nacque nel 1184, l'Indice dei Libri Proibiti nacque nel 1559. Da notare che Sant'Uffizio ed Indice nacquero dopo poco l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg del 1448 d.C., dato che nella stampa a caratteri mobili, oltre che a servirsi nella Chiesa per la stampa di Bibbie, nella stampa a caratteri mobili se ne servì anche le università, che ebbero a iniziare a popolare di libri le biblioteche universitarie, dato che prima del 1448 i libri erano rari e costavano una fortuna. Sorse quindi la necessità per Chiesa Cattolica di tentare di contenere ed arginare l'avanzata della scienza sperimentale che minava le fondamenta dell'universo cattolico. L'Inquisizione, nata dal 1184, fu poi un formidabile strumento di Chiesa Cattolica che soggiogò il pensiero di tutti gli intellettuali sino alla seconda scissione d'Occidente, ossia nel 1520 con la nascita del protestantesimo. In quanto anche nella svariegata Chiesa Ortodossa, che ebbe a nascere nella precedente scissione d'Oriente nel 1043, le narrazioni fantastiche non erano tollerate. In breve, alla Chiesa Cattolica e alla Chiesa Ortodossa non piacque mai la fantascienza e non era gradita nemmeno la scienza del metodo sperimentale, tantomeno erano tollerate le feconde interazioni tra scienza sperimentale e narrazioni speculative. Non è un caso che la nascita dei primi temi di fantascienza coincida successivamente con la scissione d'Occidente e la nascita del protestantesimo dal 1520 d.C., mentre nel mondo cattolico dal 476 d.C. sino al tardo del XX secolo, ossia fino ad arrivare a Giovanni Paolo II, che ebbe a mutare la situazione, il quale recuperò Giovanni Paolo II il pensiero di Giordano Bruno della pluralità dei mondi, smettendo così di negare la possibilità dell'esistenza degli alieni. Per questa prima puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.